La voce del Miseno ha ospite Francesca Rettondini, che è attrice, regista, è stata anche conduttrice televisiva, produttrice. 30 anni fa, come quest'anno, quindi nel 93, tu hai Aiuto, debuttato. aiuto. Questa, Michele, è una cosa che ti ricordi tu perché io proprio non me la ricordo, anzi in genere evito di ricordare le date, gli anni, le cose. Dunque, hai detto tutto giusto, meno che regista, perché regista non l'ho ancora fatto, è fatta e non lo so, chissà, magari un giorno, però non è tra i miei primari interessi, insomma, diciamo più la produzione in questo Diciamo che il momento. lapsus freudiano forse ha anche una sua attinenza, diciamo, familiare, sentimentale. Ah, può darsi, quella sì. Lui è regista, diciamo, appena cominciato, ha fatto qualche regia di cortometraggio, di un film, però ci accingiamo a fare la prima vera opera prima di chi? Del mio compagno. Bene, va bene. Allora, non so, io non voglio rivelare segreti che eventualmente Vabbè, dai, non è un possano. segreto, ormai sono 9 anni, 9 anni, Allora, insomma. possiamo dire che il tuo compagno è un mio carissimo amico. Esatto, Possiamo certo. dire il nome? Lo Lo diciamo? possiamo dire? Beh, Sì, io penso che lo lo possiamo puoi dire perché ieri dire. a Roma sono stato Sì. premiato presso la sede del CONI. E Sì. la presentatrice Elisa Bernardini a un certo punto I ha complimenti. fatto una sorpresa al sottoscritto che è stato premiato nella qualità di giornalista e a premiarmi è stato compagno di E Francesca quindi si Rettondini. sapeva già, lo sapevate tutti, allora sì, diciamo, no, io sono 9 anni, sono tanti, mamma mia. Senti, cerchiamo di parlare della tua lunga attività professionale che è prestigiosa e importante. Ecco, come ricordi gli inizi, l'esordio? Ma guarda, io ho iniziato in realtà quando sono venuta a Roma, Perché tu sei di Verona. io sono di Verona e mi sono iscritta all'università La Sapienza a sociologia e volevo fare la criminologa. Cioè, allora, il mondo artistico da parte della famiglia c'è sempre stato perché a casa mia sono pittori, scultori, pianisti, eccetera, quindi comunque mi sono trovata là in mezzo. Questa era la mia volontà, poi mi è venuta questa la fregola che volevo diventare criminologa e mentre studiavo all'università andavo i fatti vostri a fare il pubblico pagato, sai, per mantenermi gli studi, eccetera. E poi da lì ho cominciato a fare il pubblico speciale, si chiama, che è quello che mettono dietro i primi piani, che ti sfocano un po', poi ogni tanto ti inquadrano, se ci fai caso, in questi programmi, no? Ci sono nei talk, eccetera, questo tipo di figura. E dopo da lì ho fatto qualche contatto come valletta, assistente, eccetera, eccetera, e poi da là ho cominciato a lavorare, ho fatto anche un programma su Rai 2. Era Notte Rock, quello è stato il mio vero primo programma, diciamo, e poi adesso sono partita, non ho più avuto tempo di studiare e il lavoro mi ha portata via proprio nella rapidità. Nel frattempo ho studiato anche alla scuola Filippini a Verona, ma poi ti parlo proprio a 16 anni, ho studiato un po' teatro, insomma avevo cominciato a fare i primi passi così, poi ho abbandonato, poi ho ripreso e poi a Roma, insomma, cioè, c'è tutto quello che ti serve per studiare, per intraprendere la carriera dell'attore, eccetera. Anche se poi, avendo incontrato un personaggio televisivo importante, e per seguirlo ho abbandonato anche l'idea Alberto che Castagna. sì, e poi ho abbandonato un po' l'idea del cinema, poi l'ho ripreso, poi ho cominciato a fare le fiction, Ecco, alcune tu hai cose. fatto tante cose, fiction, Sì, tante sì, sì. Beh, esperienze importanti. Quale ricordi con maggiore soddisfazione? sicuramente il film che ho fatto in Australia con la Warner Bros. Quella è stata proprio un'esperienza, non un film, perché a parte mi hanno scelta da un provino, cosa che dice è difficile. No, no, perché poi tutti me l'hanno chiesto, che questo era un provino che stavano facendo in tutto il mondo. La mia amica di Los Angeles che studiava la cinema l'ha fatto, mi ha detto ma l'hai fatto a prendere, ti sembrerà incredibile, ma attraverso un provino. Un'esperienza perché ovviamente ho attraversato tutto il mondo, sono arrivata sulla Gold Coast e praticamente là sono rimasta per 3 mesi,
tre mesi con grandissimi attori, c'era Gabriel Byrne in primis, una persona meravigliosa, insomma tutto un cast super stellare, e l'esperienza di lavorare con loro, con gli americani, è stata meravigliosa. Ecco, quello sicuramente è stato un film che poi ha avuto un grandissimo successo in giro per il mondo, e quindi è stata la più bella parte è quella con Ettore Scola, perché ho lavorato anche con lui, dai. No, perché insomma Un gigante. è un gigante, ma una persona amorevole, dolcissima, un regista come pochi, veramente di una grande umanità. Ecco, anche quello ricordo con grande affetto, un Senti, tu ti grande affetto. occupi di produzione, quindi Adesso sì. ecco, quali sono i tuoi progetti in cantiere, quelli che stai seguendo in quest'ultimo periodo? Allora, guarda, io come produzione io ho anche un premio a Venezia che si chiama Starlight International Cinema Award, che è 10 anni all'interno della Mostra del Cinema di Venezia, ed è una cosa che mi dà molta, molta soddisfazione, e anche lì, insomma, da noi sono stati premiati, ecco, un'altra grande, Lina Wertmüller, anche con lei ho fatto, credo, il mio primo ruolo come attrice, Ninfa Plebea, parliamo di un secolo fa. Tratto da un libro. Eh sì, anche quello. E poi Paz Vega, Matteo Garrone, insomma abbiamo premiato ultimo Fabrizio Gifuni, insomma tanti, veramente tanti, e quella è una cosa che mi dà tanta soddisfazione, e sto sempre nell'ambiente ovviamente, e comunque a livello organizzativo è un premio importante. E dopo qualche cortometraggio, e adesso ci accingiamo a fare quello che dicevo. Il nostro, metto dentro anche l'amico tuo, primo vero film importante, In bocca al lupo per questo insomma. film, Eh anche sì, che poi gireremo dalle mie giù da, parti. Senti, sicuramente sì, Sicilia, sì. hai menzionato Lina Wertmüller, ma delle nuove generazioni, per quanto riguarda le attrici, i nuovi talenti, c'è qualcuno che magari ti ispira, Ma ti guarda, intriga? nuovi talenti, guarda, anche Barbara Ronchi è un'attrice stupenda, superlativa, secondo me, che farà una grande strada, già ha preso dei bei premi, ma sono sicura che andrà sempre più in alto, è veramente brava. Senti, io sono sempre curioso di sapere i personaggi che hanno una rilevanza pubblica, sono importanti, hanno poco tempo. E allora io immagino che in questo poco tempo non possono sempre coltivare le proprie passioni. Sono curioso di sapere che tipo di lettura tu, ad esempio, fai, che libri leggi, che autori preferisci. È semplicissimo, io leggo pochissimo, più che altro suono il pianoforte, che è la mia grande passione, per cui ho studiato, perché tra le varie volevo fare anche la concertista, e quindi ho studiato pianoforte, e per me il mio tempo libero è il pianoforte, ecco, principalmente. Quando ero più piccolina mi piacevano tutti i latinoamericani come scrittori, Marquez, Losa, tutti loro. E quindi I insomma ero sudamericani beh, in sì, primis. assicuramente sì. E poi basta, diciamo che più che altro leggo copioni, sceneggiature per Per lavoro, lavoro. e quindi come leggere dei libri brevi costantemente, è quello sì, perché è frutto di una ricerca insomma abbastanza difficile. C'è un film particolare che ti emoziona, che ti commuove, che ti piace, il primo in assoluto o tra i primi? Sono tantissimi. Poi ho un altro problema, io che mi dimentico i titoli e i registi, ma comunque Il Miglio Verde forse è uno dei più belli, insomma, perché mi hanno appassionata di più. In genere preferisco più i drammi, ecco, nelle storie, che non commedie o vari, il mio genere è quello là. La famosa, come si chiama, Viaggio dell'eroe, no? Anche, eccetera. Sì. Ma anche se non hanno un lieto fine, insomma, non importa, ecco. Senti, un'ultima domanda, se tu adesso dovessi dare un messaggio ai nostri lettori sul sito, ma in questo caso essendo una video intervista, ai nostri telespettatori di La Voce del Senno, cosa diresti? Un messaggio, un appello? Un messaggio?
siate più comprensivi. Ho notato che adesso l'essere umano è un po'... quante volte si trascende, tante volte non ci si comprende e quindi è difficile creare dei rapporti umani importanti, affettivi, anche lavorativi. E quindi insomma bisognerebbe fare sempre un passetto più lungo della gamba, cioè non guardare ma vedere, proprio vedere, cercare di capire. Ecco, in questo senso cerchiamo di venirci incontro. Grazie Francesca per questo incontro molto Grazie bello. a te, Michele. Grazie.